Val di Giovani, buonasera. Lo sapete, quando fa caldo, Neschio inizia a dare i numeri, inizia a sbroccare, a sbarellare di brutto. E vi ringrazio perché poi in tanti mi avete dato anche consigli utili, il ventolatore, termoconfettore, diavolerie varie. Io so per i rimedi naturali. Quando fa caldo uno si deve buttare sotto una bella quercia secolare e quello è il rimedio. Quelle, altrimenti patisco, altrimenti soffro. E visto che non ho una quercia in casa, io dove cavolo la metti una quercia? Patisco, soffro. Ecco. Comunque ringrazio per i suggerimenti vari. Ma quando al caldo si aggiungono anche delle notizie, delle dichiarazioni che sono delle prese per il... Mi incazzo da morire. Mi incazzo da morire, perché basta sta storia che veniamo presi in giro e parla a tutti voi, parla a noi, alla nostra categoria, quella dei tifosi. Basta, Oggi rischia la scrivania, oggi rischia perché sì. Prima di partire e di andare a parlare di quella che è una roba che mi fa... Imbufalì, vi chiedo di lasciare un like se il video vi sarà piaciuto. Molti mi hanno detto anche, ma perché chiedi il like all'inizio? Arrivaci a fine video. Voglio vedere! Ti ho puntato, voglio vedere se ci arrivi a fine video. Per lasciare il like o il dislike. Iscrivetevi al canale se volete essere aggiornati. Cioè, se volete essere, iscrivete, se volete far parte di questa community Baldi. E io vi ringrazio perché siamo quasi a 152.000 baldanzose anime. E iscrivete, no, ho detto, scusatemi. E scaricate OneFootball se volete rimanere aggiornati sulle varie news, no? Perché poi OneFootball è speciale in quanto ti aggiorna su tutto. Su tutto! Tutto, tutto, tutto! L'unico difetto è che poi trovi anche notizie che a te piacciono poco, ecco, questo è l'unico rovescio della medaglia, se vogliamo. Link in descrizione, app gratuita. Allora, oggi leggevo, super offerta del Manchester City per Grealish, pronti 100 milioni di sterline. Leggo questo e dopo 5 secondi leggo: la Superlega va avanti, è un campionato aperto, ma una partita della Roma non ha lo stesso appeal di una del Manchester United. Se non ci sono i soldi, il calcio muore. Lo ripropongo. Super offerta del Manchester City per Grealish, pronti 100 milioni di sterline, che sono 116 milioni di euro. Un vero e proprio record. Un vero e proprio record. Dopo 5 secondi ti trovi un certo Florentino Perez, non so se lo conoscete, che dice: se non ci sono soldi il calcio muore. Capite voi che... Capite benissimo voi che qua qualcosa non mi torna, qualcosa non va bene, perché queste sono delle prese per il culo. Eh sì, perché sto sentendo, dai vari presidenti, dagli addetti ai lavori, da tutti questi signoroni, sto sentendo sempre che non ci sono soldi, c'è crisi, il calcio sta morendo, siamo alla... E poi ti ritrovi questo, ti ritrovi un Manchester City che, cioè, va a registrare un vero e proprio record, un vero e proprio record, ragazzi, un vero e proprio record. Nel 2016 passò Pogba, no, al Manchester United per 80 milioni di sterline, 103 milioni di euro. Oggi sarebbe un altro record incredibile. Si parla del... Non è che si parla, lo stesso PSG ha già chiuso. Stiamo parlando di forse massimo. Ha già chiuso Donnarumma e gli dà 12 milioni l'anno. Ha chiuso, come cavolo si chiama, Wijnaldum, e gli dà 10 milioni l'anno. Ha quasi chiuso Hakimi per una cifra di 70 milioni e gli andrà a dare 8-10 milioni l'anno anche a lui. E Sergio Ramos,
quasi fatta per Sergio Ramos, triennale da 15 milioni l'anno. E il calcio sta morendo. Ma l'anima vostra, ma l'anima vostra, ma l'anima vostra, ma l'anima vostra, l'anima vostra, e mi faccio pure male, non posso sbattere, mi fa caldo, e più mi accaloro, e più mi accaloro, ma l'anima vostra, l'anima vostra, ma l'anima vostra, l'anima vostra. Mannaggia la miseria, mannaggia la miseria, mannaggia la miseria. Oh. Ma cose dell'altro mondo. Almeno beviamo acqua. Almeno beviamo un po' di acqua. Io veramente no. Sentivo sta storia della Superlega, giustamente, tempo fa, e dicevo, ma forse veramente. Come ovunque, no? Il calcio subirà un ridimensionamento, no? Invece al momento non sembra essere così. Pensiamo anche in Italia, dove anche l'Italia, no? In difficoltà, e la Juventus sta puntando a Locatelli e gli darà 40 milioni. Si parla di questo, no? Sì, ma poi vedremo come andrà a finire, però si parla di una valutazione di 40 milioni. Poi lasciamo stare, li vale, non li vale, no? Stiamo parlando di 40 milioni per un giocatore. L'Inter, Çalhanoğlu, lasciamo sta a parametro, ma 5 milioni presi e li dai a Çalhanoğlu. Cioè, quindi crisi clima, crisi cosa? E questi sono piccolezze, ma ribadisco, se andiamo a vedere gli altri, cioè, ma di che parliamo? Ma di che parliamo? Di che parliamo? Parliamo del PSG, del Manchester City, di che parliamo? Di che parliamo? Del City che per Grealish, che per carità. Per carità, avrà fatto l'exploit dove? All'Aston Villa? All'Aston Villa? A 25 anni gli dai 100 milioni? 100 milioni sterline, cioè 116 milioni di euro. Per uno che al momento non gioca neanche titolare nell'Inghilterra. Per carità, sarà fortissimo, sarà il più forte. Ma mettiamo che è forte anche quanto Ronaldo, messi insieme. Scusate il gioco di parole, ma mettiamo, ma se c'è crisi, come fai da 100 milioni? Eppure 100 milioni, 116 milioni. E allora, per favore, fate quello che vi pare. Cioè, qua io non so neanche, perché poi uno dice, ma tu sei pro o contro alla Superlega, pro o contro alla UEFA? No, io non so pro e contro proprio a niente. Proprio, fate quello che cavolo vi pare. Fate quello che cavolo volete, ma almeno non prendeteci per i fondelli. Solo questo è. Volete farlo Superlega? Dopodomani volete fare un'altra ultra competizione bellissima, fantastica. Fate quello che volete, ma almeno non veniteci a dire che non c'è questo, che il calcio muore, che fate tutto per il nostro bene. Almeno questo no. Almeno questo no. Poi tutto il resto fatelo. Fatelo, ma almeno questo no. Vi chiedo solo questo. Vi chiedo solo questo. E credo a nome di tutti, francamente. Perché senti dire che c'è crisi, che mamma mia, non si può, il calcio sta per morire. E poi il PSG ha comprato tutto quello che c'era da comprare. Eh? Se non mi sta attendo, mi sfratta perché comprerà tutta la nazionale italiana, tutte le case, tutto. Quindi magari mi troverò sfrattato. Che, come mai? Il PSG ha detto che si è comprato. È capace. Quindi non venite meno. Per favore, per favore, per favore. Magari Florentino è solo arrabbiato perché non riesce a intascare quanto intascava un tempo. Ma dobbiamo. Io spero che vengano ridimensionati per davvero tutti questi signoroni. Spero che per davvero che vengano ridimensionati e poi vedremo. E poi vedremo. Vabbè, Baldi. Chiedo scusa che devo andarmi a buttare sotto una quercia, storia. Mi vado a buttare sotto una quercia, se no non si può fare. Grande abbraccio danesco, fatemi sapere cosa ne pensate voi. E alla prossima, un grande abbraccio danesco.